Salve ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi video interessante perché parliamo di locali notturni, ragazzi, locali notturni, ebbene sì. Allora ragazzi, appunto oggi parleremo di locali notturni, visto che molti di voi mandano sempre alcuni messaggi sotto quel video che feci tempo fa riguardo appunto ai locali notturni, alle discoteche di Praia di Iracema, quelli più turistici, insomma, dove si vuole andare per trovare compagnie, eccetera eccetera. Allora, dato che alcuni sono stati chiusi e non hanno più riaperto, tipo il Mambo, molte persone mi chiedono se ne hanno aperti di nuovi, eccetera. E devo dire che, allora, io non sono frequentatore, perché avendo famiglia e tutto quanto, ovviamente non sono frequentatore di questo genere di locali, però abitando qui ovviamente le voci di corridoio girano e quindi le informazioni le percepisco. C'è un locale nuovo che ha aperto che si chiama Il Castello e si trova a circa 500 metri da dove c'era il Mambo, più o meno quella posizione là. Siamo sempre circa a Praia di Iracema, non siamo proprio sul mare, un pochino dentro, siamo nella Rua Senator almeno. Ma insomma, adesso vi mostro un attimino l'esterno di questo locale, perché comunque siamo nel tardo pomeriggio ed è ancora chiuso perché è un locale che apre di sera, quindi comunque vi faccio vedere più o meno la localizzazione da fuori per capire qual è il locale. Allora ragazzi, qua siamo nella Rua Senador Almeno, laggiù in fondo è la Rua Raimundo Girao, dove appunto ci sono gli altri locali notturni, quindi Praia di Iracema, e qui c'è questo nuovo locale, questo qua, che si chiama Il Castello, ed è questo qui con questo ingresso, diciamo, questa cancellata nera. Questo è l'ingresso, e qua si intravede che c'è una parte, diciamo, esterna, e poi c'è il locale dentro. E questo è il nuovo locale notturno per chi vuole venire a Fortaleza a fare le vacanze e cerca appunto un po' di divertimento. Quello che mi dicono è appunto il nuovo locale notturno dove si può venire qui e divertirsi. Ragazzi, come sempre io vi invito a iscrivervi al canale, perché è una cosa assolutamente gratuita ed è l'unico modo che avete per potermi aiutare a far crescere il canale. E se queste informazioni vi sono utili, lasciatemi anche un bel like. Ciao ciao, alla prossima!